scenari futuri di quello che dovremo fare per contenere gli dissecamenti, in regione. E allora vorrei entrare nel merito. Diciamo che dalla task force è stato ricevuto veramente ben poco. Questa task force è stata una task force che è servita soltanto al presidente Emiliano per dire che c'era una certa partecipazione da parte di tutti gli attori, salvo poi diciamo trovarci per le mani un disegno di legge il cui unico ricevimento sono state le diktat imposti dalle associazioni di categoria. E lo vediamo in più punti del disegno di legge, soprattutto l'articolo 8, dove si parla di tutela del paesaggio, poi stranamente, perché con le parole poi si è molto bravi in politica, si parla di ripristino delle condizioni economiche. Insomma, tra tutela e ripristino dovremmo parlare di tutela e ripristino del nostro paesaggio e invece aggiungiamo il concetto di ripristino delle condizioni economiche, dove all'interno dell'articolo 8 si parla di piante resistenti, si parla di utilizzo, tra l'altro in modo improprio, e questo l'abbiamo fatto presente all'assessore Di Gioia, questo disegno di legge, a parte che ha i principi di incostituzionalità. Vi leggo un passaggio al comma 9 dell'articolo 8: la vitalità dei limiti monumentali risulta di effetti sostenuta con ogni mezzo, a tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni che la ricerca scientifica saprà proporre, quali ad esempio l'innesto di varietà tolleranze. In qualsiasi legge le parole ad esempio è possibile, non esistono. Voi sapete come sono fatte le leggi non contemplano parole come ad esempio. Quindi è scritto evidentemente anche male, oppure il copia e incolla fatto dalle associazioni di categoria è stato alquanto imbarazzante rispetto a quello che noi dobbiamo poi e deve servire ai pugliesi per gestire, perché la legge si intitola gestione della batteriosi taxiella fastidiosa nel territorio della regione. In realtà, come vi dicevo, ha ben poco a che vedere addirittura con la gestione della batteriosi, perché qui si guarda già agli scenari futuri di questa regione, e cioè a colture, come è stato detto precedentemente da chi ha parlato, si parla già di colture di tipo intensivo, addirittura di colture resistenti e tolleranti, pur non avendo ancora uno straccio di prova rispetto alla loro effettiva tolleranza o resistenza. Detto ciò, quindi dalla task force si è recepito veramente ben poco dietro. E si dice e si continua ancora con la questione dell'azione limitata da parte della Regione Puglia, perché abbiamo le decisioni di esecuzione europee che impongono, abbiamo Bruxelles che imponga, tuttavia però abbiamo un disegno di legge che, come vi dicevo, ha dei principi di incostituzionalità e addirittura è così arricchito da costituire una ulteriore agenzia che dovrebbe servire poi a gestire la fitopatia all'interno della regione. Allora è anche imbarazzante quello che abbiamo visto nell'ultimo tempo, dove il salto quantico del batterio da Cerano, che è l'ultimo avamposto, l'ultimo focolaio in cui abbiamo la presenza di Xylella fastidiosa, questo è quanto emerge da quello che dicono dai monitoraggi, questo salto quantico di ben 45 km ha portato il batterio in località Monticello, nella famosa stazione di benzina, compra di benzina Quake di Rosa Marina, località Monticello. Adesso guardate quanto è imbarazzante tutta la questione quando si ascolta Giovanni Martelli che dice che appunto la sputacchina, che a questo punto possiamo definirla come la più grande autostoppista del secolo, soprattutto dal fatto che io diciamo mi autodenuncerò probabilmente in questi giorni, perché vivendo in piena zona popolare dove avevo il giardino con 20 alberi che soffrono del problema del seccamento, avendo tantissime sputacchine presenti nel mio giardino che è senza piazzare, quindi io poggio la macchina sul verbo e poi torno tutto pieno d'erba, chissà quanta sputacchina avrò portato a Rosa Marina, che è una delle stazioni che noi consiglieri regionali, perché proveniamo dalla provincia di Lecce, utilizziamo, perché si trova nella strada tra Lecce e Bari. Quindi diciamo è abbastanza imbarazzante, ma nell'imbarazzo generale a questo punto cade anche il castello. Allora noi dovremmo essere bravi a questo punto a utilizzare una elettrica che non dovrebbe diciamo essere antagonista rispetto alla loro, ma dovrebbe far emergere le incongruenze della gestione del contenimento del vettore in questo caso. E allora non si capisce come diciamo dovremmo creare e fare questi monitoraggi, perché voi sapete oggi l'ARIF è arrivata a quanto dice il dottor Ragno, a fare 54.000 ettari
diciamo sono monitoraggi che hanno la loro poca utilità se alla fine noi possiamo trasportare attraverso il nostro abitacolo, oppure come dice Giovanni Mantelli, sul telone di un camion, una sporellina dall'aria infetta a una zona che invece non lo è, a una zona detta indenne. Ma a questo punto, siccome questo disegno di legge tra l'altro è incostituzionale, perché l'articolo 33 della Costituzione, che parla di libertà di ricerca, pure loro continuano ancora a avere questo monopolio di ricercatori in provincia di Bari, tra l'altro alcuni indagati, allora diciamoci francamente come stanno le cose. Questo disegno di legge è peggiorativo rispetto ai piani precedenti del commissario. Tra l'altro questo disegno di legge è un disegno di legge, Cesare ricordava la VAS, notizia che è emersa dagli organi istituzionali europei, ma la VAS è stata già votata, dovrebbe ricordarlo Gianluigi Cesare, è stata già votata in Consiglio regionale all'unanimità, solo a seguito di una mia mozione presentata a ottobre dell'anno scorso. Quindi diciamo già il governo regionale si era impegnato a fare la VAS. Mi dice e mi dicono gli organi, mi dice il capo di dipartimento Nardone, che sono in procinto di fare questa VAS, però anche lì stanno destinando poche migliaia di euro, segno che questa base sarà di nuovo un copia e incolla che avrà poca utilità nei confronti di un piano, di una valutazione ambientale strategica che dovrebbe essere anche valutazione sociale, economica, storica di un territorio, questa è la base, altrimenti è una semplice valutazione ambientale di alcun tipo di utilità. E allora quello che vorrei qui dirvi, mi accingo evidentemente alla conclusione, è che questo disegno di legge serve a ben poco se non a dare parola alle associazioni di categoria che l'hanno scritto. È un disegno di legge che non ha alcuna strategia di contenimento, perché se noi volessimo contenere i disseccamenti, e questo lo dico a tutti voi presenti in sala, siamo arrivati a questa conclusione, è una bestemmia lasciare la zona infetta in provincia di Lecce così com'è. La zona infetta, così è infetta da inoculo proveniente da fungo, da qualsiasi cosa, ma questi disseccamenti in provincia di Lecce andrebbero curati. Quindi i 20 milioni di euro che oggi sono fissati all'interno del piano di sviluppo rurale, che l'assessore Di Gioia evidentemente tiene lì congelati prima di poter aprire le porte all'utilizzo di poche persone, sono poi le persone che hanno la possibilità di avere grandi aziende, diciamoci francamente la verità, tra l'altro 20 milioni di euro rispetto al 1,637 milioni di euro che vale il piano di sviluppo rurale, che ebbene sono ben poca cosa, stante il fatto che ne abbiamo sprecati i soldi fino ad oggi, quindi non andrebbero ancora, non dovrebbero essere sprecati. Ma visto, e addirittura se proprio gli vogliamo venire incontro e vogliamo diciamo seguirli nel ragionamento, in un ragionamento che ha una logica, che non sia soltanto un ragionamento schizofrenico, intervenendo in provincia di Lecce con le cure, e le cure sono quelle che sono state dette, ma ce ne sono tante altre, parliamoci chiaramente, noi abbiamo la provincia di Lecce che è un completo stato di abbandono, abbiamo la provincia di Lecce che è dove è in alto ai bei ricordi dei vanno, dei valori agricoli medi, dove un ettaro di ulivo valeva 16, 17, 18 mila euro, siamo arrivati al valore di 6-7 mila euro e qualcuno ci sta speculando anche su, perché ci sono grandi accorpamenti in atto, quindi sta cambiando anche la fisionomia e la morfologia evidentemente di un tratto importante di territorio pugliese, un tratto importante, e se vogliamo difendere il turismo, se lo vogliamo difendere non soltanto a parole, perché poi io vedo che ovunque si va avanti, qualsiasi collega di maggioranza o di opposizione parla di turismo, parla della nostra agricoltura, salvo poi non preoccuparsi rispetto a quello che sta succedendo, perché io voglio dire qui, e ve lo vorrei ricordare come monito, i disseccamenti stanno camminando, e io lo dico anche ai miei amici di Bari che purtroppo non vivono, e l'abbiamo detto anche in task force, la malattia e chi la vive. La malattia, soltanto chi vive la malattia, non sappiamo in casa quando uno ha la malattia, iniziamo a comprenderne anche le cause, ma la malattia di chi la vive? A 360 gradi. È vero quanto dice Pietro, la mancanza del professor Perrino di coinvolgimento del territorio, questa è stata la cosa più grave che è stata fatta.
Allora, intervenire in provincia di Lecce attraverso la cura, quindi non considerare la provincia di Lecce abbandonata come oggi è, anche nel piano di gestione, di Gioia lo sa molto bene, probabilmente si emenderà quella parte in cui c'è e si continua a sbagliare, la zona di Lecce va curata e poi sulla parte nord della zona di Lecce vanno fatte azioni di profilassi. Sono azioni che derivano da tutto quello che è stato detto oggi qui e che è emerso in task force. Quindi, e concludo veramente, gli interventi di sradicamento, perché l'eradicazione è un'altra cosa, se sono passati 3 anni ancora non sappiamo utilizzare i termini, gli interventi di sradicazione non servono a nulla. Abbiamo tolto l'albero a Ostuni, in località Monticelli, soltanto come una dimostrazione scenografica a Bruxelles che qualcosa qui si sta facendo. Ma se quell'albero è veramente infetto, così come abbiamo appreso dagli organi competenti, non sarà sicuramente l'unico albero infetto. Io sostengo, e potrei anche sbagliarmi, ma l'avete sostenuto, l'ho sentito anche da Roberto, se c'è un problema di batterio, questo problema ce l'abbiamo da diversi anni, il batterio è insediato sul nostro territorio da diverso tempo, dobbiamo preoccuparci, visto che Cesari continua a dire giustamente a riferirsi alle misure di quarantena, ma qui se non vogliamo perdere il nostro patrimonio arboreo dobbiamo pensare al disseccamento che sta avvenendo sui nostri lidi, che è causa di diversi fattori, di diversa natura, di diversa origine. Nel tempo, nello spazio, e se non abbiamo e non prendiamo consapevolezza di questo, qualsiasi misura di intervento, come questo disegno di legge 147, servirà soltanto per placare gli appetiti delle associazioni di categoria che sull'evento Xylella, diciamo, sulla emergenza fitosanitaria hanno capito perché ci saranno questi 20 milioni di euro, sono il primo step, hanno capito che si può ricreare quello che è stato fatto con la vite negli circa 15-20 anni fa. Tra l'altro vite che ritorna anche nel disegno di legge, prima l'hanno fatta espiantare ai nostri contadini, ai nostri produttori, adesso ce la fanno ripiantare. Prima abbiamo mercificato e svenduto le quote a imprese del nord Italia e oggi invece si propone di una deroga alla quantità di quote disponibili per la nostra regione. Serve un atto di responsabilità. Io invece la politica non viene, non può essere, io pure la pensavo come te, ma non può essere lasciata camminare per le sue parti, i territori devono fare la loro parte e i cittadini responsabili devono con le loro azioni, perché il cittadino ha un potere, i territori hanno un potere, i cittadini devono fare il loro lavoro, perché quando, e l'abbiamo dimostrato quando qui hanno tentato di sradicare gran parte di territorio, si è dimostrato che il popolo e la reazione popolare ha creato qualcosa. Quindi diciamo, io ripeto, non ho voluto farvi, e lungi da me dal farvi un intervento politico o quanto meno di bandiera. Chi mi conosce sa che non faccio interventi di bandiera, è un intervento responsabile che dovrebbe essere bipartisan. Perché, ripeto, se lasciamo il territorio nostro così com'è, questo complesso del disseccamento, noi lo andiamo a spingere su altre parti del territorio che oggi sono.